adesso sapete dove ce ne andiamo? Non ve lo dico, anzi, vi faccio vedere un video e poi ci andiamo. Ciao ragazzi, questo video per Patrimonio Italiano TV, sono Andrea Zannoni, sono qui nel mio ufficio alle Hawaii a Honolulu. Volevo solo farvi vedere la vista. Bellissima giornata oggi e tanto sole, come al solito. Ciao! Siamo stati proprio ad Honolulu. Honolulu, Hawaii. Honolulu. Ecco, le Hawaii sono queste, sono questa macchia in mezzo al blu dell'Oceano Pacifico. Guardate che spettacolo, che meraviglia. Ragazzi, posso ufficialmente dirvi che siamo collegati con Honolulu, virgola, Hawaii. Buonasera, Andrea. Fantastico. Ciao, buonasera a tutti. Buongiorno. Siamo pronti. Forse è il collegamento più distante che abbiamo fatto, o comunque è uno dei posti forse più, come dire, non lo so, lontano, mi dà la sensazione proprio di essere lontano. Volo più veloce che si può fare, non riesce a farlo sotto le 21 ore. Quello include anche gli scali. Quindi 21 ore è proprio il massimo che puoi risparmiare di tempo, ma in media sono sulle 24-25 ore. Posto più isolato al mondo, praticamente le isole sono a, mi sembra, a 2000 miglia di distanza da qualsiasi altro continente, quindi non c'è un'altra isola nel mondo che è una metropoli come Honolulu che è praticamente così isolata. Siamo praticamente tra il Giappone e la California. È meraviglioso, ci sentiamo un po' tutti all'Hawaii, ma le Hawaii ecco, è un posto bello come si dice, quando dice voglio andare alle Hawaii, è così bello come si racconta? Come si vede un po' in cartolina, sì, all'inizio poi non ci credevo tanto, ma poi quando sono capitato qua è quello che mi ha fatto, sai, stare in teoria. Ma comunque c'è cioè, la landscape, il paesaggio bellissimo, natura, le persone sono fantastiche ed è un bel posto che raccomanderei a tutti di visitare se siete pronti a fare un viaggio un pochino lungo, ma una volta che sei qui poi ti dimentichi del viaggio. Senti, posso andare un attimo sul personale, proprio la curiosità in questo momento mi divora. Come mai sei alle Hawaii? Allora, io sono venuto in America quasi 11 anni fa, facevo semiprofessionista, giocavo la Serie B a Milano, tennis, e sono stato praticamente preso per giocare a una scuola in California. E nel programma in California, quando si giocano contro altre scuole, c'era l'Università degli Hawaii e abbiamo giocato contro di loro. Era, mi sembra, gennaio o marzo, quando avevamo avuto abbiamo avuto un incontro qua con loro e era incredibile, cioè a gennaio c'erano 30 gradi, sole, e ho detto ma che cos'è questo posto? Era la prima volta che ero rimasto qua alle Hawaii, ero venuto qua alle Hawaii, e tornando poi a scuola in California ho incontrato, che è la mia futura moglie adesso, e lei è di Honolulu, cioè di Kauai, ma viviamo qui, quindi dopo, sai, avete fatto la graduation e la laurea, abbiamo deciso di tornare qui e rimanere qui. Fantastico, fantastico, che meraviglia. Io ricordo una scena della Spada nella roccia con Mago Merlino che si veste di tutto costume qua e dice Honolulu, arrivo. Ora, ma io perché ti ho chiamato? Perché anche ad Honolulu, un posto insomma nel blu, nel mare, anche lì ci sono italiani e ecco, tu lo testimoni e anche lì c'è tanta italianità e tanta voglia di italianità, di festa italiana Hawaii. Ne vogliamo parlare un po', Andrea? Certo, il sito è festaitalianahawaii.com. È interessante questo evento perché abbiamo qui un'associazione di italiani alle Hawaii, si chiama Friends of Italy of Hawaii, ed è un'organizzazione che è cominciata nel 1990 da uno dei primi italiani immigrati qua alle Hawaii e che poi si è evoluta in diversi spazi come nel cinema, la musica e adesso, sai, quasi 30 anni dopo, più di 30 anni, quasi 30, cioè quasi 30 anni dopo, è ancora viva. L'anno scorso uno dei italo-americani che mi sembra tu hai contattato, Zach Dionno, starà guardando, guarderà dopo, ha praticamente join la board e aveva questa idea, perché come sai, verso New York, New Jersey, ci sono queste manifestazioni dove si vuole tenere la tradizione alta di italiani che sono immigrati, e ha detto perché non facciamo un
un festival quale Hawaii. Ho sempre voluto farlo, una cosa che mi manca. Lui comunque era qua da diversi anni, mi sembra 5-7 anni che viveva qui, ma non si è mai fatto nulla. E niente, abbiamo cominciato a parlare, lui ha deciso di prendere in mano un po' l'esecuzione e prendere un po' le responsabilità. E allora abbiamo cominciato e non sapevamo un po' come, sai, come andava a finire, ma abbiamo messo su un evento l'anno scorso con quasi 7.000 persone in attesa, sono venute. Abbiamo avuto un VIP dove avevamo Michelin Star Chef, wine tasting e cose del genere, e più, sai, intrattenimento come l'opera, la sinfonia e cantanti musica italiana. E niente, abbiamo cominciato questo evento qui ed è diventato veramente un successo che adesso cerchiamo di sostenere ogni anno. Tra l'altro io sto mostrando qualche immagine proprio dal sito appunto festaitalianahawaii.com, evento dello scorso anno. Che meraviglia! Io devo dire la verità, io sto scoprendo che ci sono tanti eventi italiani, ma io mi emoziono a guardarne ognuno di questi perché è come se fossimo in ognuno dei paesini italiani, ma beh, ovviamente all'ennesima potenza, perché chiaramente la distanza è quella. Lì c'è, non sei in Italia, vuoi l'Italia e quindi ti adopri in maniera ancora più massiccia e quindi è fantastico, ragazzi. Io veramente resto allibito nel vedere questa. Ecco, stiamo mostrando anche le immagini dei piatti, le location. Vedo anche sale e pepe, il gelato Hawaii, insomma, che sono appunto i featured vendors, musica, arte piuttosto che automobili. Che meraviglia, fammelo dire, è una meraviglia. Ecco, sto scoprendo una cosa nuova, me ne stanno capitando di tante di cose nuove con questa trasmissione perché stiamo girando veramente il mondo e questa è una cosa meravigliosa. Allora, io invito tutti gli amici, ecco, se volete andare all'Hawaii andateci a ottobre così vi andate a vedere la festa italiana alle Hawaii che credo che meriti veramente tantissimo. C'è una vera e propria comunità italiana lì a Honolulu? Sì, ci sono abbastanza, mi sembra il console generale Ortona che viene qua quasi ogni anno e ha imparato le cose che stavamo facendo, molto, molto feedback positivi da lui e di supporto. Ha detto che ci sono quasi 400-450 italiani registrati all'aereo qua con residenza alle Hawaii e più ce ne sono molti di passaggio e il rapporto qua è bello perché comunque c'è tanta gente che ha i ristoranti, e c'è un clima di abbastanza di patria e molti italiani che si supportano comunque con gli altri. Hanno appena aperto qua un nuovo ristorante dove c'è il dealership della Ferrari Lamborghini che si chiama Velocity, e il nuovo ristorante si chiama Le Radici e Italica è il bar dove Maurizio Roberti, con l'aiuto di un Michelin Star Chef, ha aperto questo ristorante. E niente, si sta cercando proprio di creare una comunità italiana che comunque è andata avanti da molti anni, fin da quando il Friends of Italy nel 1990 è stato creato. Ma una similitudine che ho notato qua alle Hawaii e all'Italia, perché comunque è il posto dove un po' il compromesso per me di vivere, è che il cibo è molto buono, la gente è molto, molto cordiale, molto amichevole e il posto è molto bello. Una bellezza un po' diversa dall'Italia, direi, molto diversa, un po' naturale, esotica, ma secondo me le Hawaii e l'Italia sono due posti dove praticamente ho il cuore in tutti e due e ho il compromesso per vivere da tutte e due le parti. Amici di Patrimonio Italiano TV, ve ne diremo di più in questi giorni. Ci vediamo, grazie per aver fatto un giro qua alle Hawaii. Buonasera a tutti e seguiteci sulla festa italiana. Aloha, aloha, aloha everybody, and Ōkole Maluna, che significa in bocca al lupo.